Un Dio davanti al suo tempio. A un anno esatto dalla scomparsa del più grande, all'esterno dello stadio che ne porta anche il nome, oltre che la memoria delle gesta sportive, ecco la statua di bronzo che ritrae Diego Armando Maradona, un'opera donata alla città che resterà visibile fino a stasera, in attesa del completamento delle procedure per la collocazione definitiva, equidistante tra curva A e curva B. La realizzazione è stata concepita con un modello in argilla e l'antica tecnica della fusione a cera persa che lascia il vuoto all'interno della statua. Lo che è per voi è per noi. Noi amiamo a lui. Puro per noi è nostro Dio, ha capito? Tutti i tifosi di Boca siamo del Napoli e viceversa. Il Napoli siamo tifo tutti del Boca. Perché? Per lui, per il più grande. Tutti parlano di Messi, ma che cazzo è Messi? Pecho frío Messi. Questo è il Dio. Rappresenta una della storia del Napoli, rappresenta un grande personaggio che il Napoli ha ospitato, anzi, non dico ospitato perché lui è napoletano, cioè è nell'anima del napoletano come noi, quindi in pratica è stata tutta una battaglia per averlo, una battaglia per vincere gli scudetti, una battaglia e ci dispiace che è finita così. Mi dispiace molto che sia così. È bella, ma allo stesso tempo è triste. È triste perché non c'è un grande amico che ci ha lasciato, soprattutto in modo brutto e poi troppo presto. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo al di fuori del campo, io ho avuto questo privilegio, sa chi, di che cosa sto parlando. La squadra non è stato un risveglio sociale, un riscatto sociale. Lui ha risvegliato una grande passione calcistica e ha risvegliato la napoletanità in tutti noi. All'inaugurazione oggi erano presenti anche alcuni ex compagni di squadra, i presidenti Ferlaino e De Laurentiis e il figlio Diego Junior. Posso semplicemente dire che Maradona è tutto, no? Maradona mi lega con la mia infanzia, con mio padre che mi portava allo stadio, quindi Maradona significa veramente tanto. Sono emozionatissima, sono veramente piena di gioia per aver potuto realizzare questa cosa in questo giorno. Vederlo qui finalmente tra noi, tra i napoletani, è una emozione bellissima. Sono felice di avere comunque partecipato alla possibilità di rendere realizzabile questo sogno per tutti. Le emozioni che ci ha dato Diego, quegli istanti di genialità incredibili altrove ma anche qui, e chi se li dimentica, no? Questo è il mio cimelio del primo scudetto del Napoli, quando venivo qui con mia moglie che è un panciolo, che mio figlio nacque quegli anni degli scudetti del Napoli, e chi si dimentica quelle emozioni da piangere, quindi bellissimo anche per chi non l'ha visto, anche per i più giovani che hanno vissuto del mito di Maradona vedendo i film da Acerra all'Argentina.